Alghero, il consigliere comunale Pietro Sartore denuncia la situazione del parcheggio di Piazza Mercati, chiuso ormai dal mese di gennaio perché l'amministrazione ha dimenticato di rinnovare il certificato di prevenzione incendi che era in scadenza. Una piazza in completo abbandono con le aiuole piene solo di erbacce e i cumuli di immondizia all'interno del parcheggio. La carenza di parcheggi della nostra città, in particolare del centro città, lo spazio di Piazza dei Mercati, pur con tutti i problemi che esso si porta appresso alla sua nascita, ha sempre rappresentato uno sfogo di fondamentale importanza, sia per i residenti del centro storico, sia per i commercianti, sia per tutti coloro che per necessità hanno bisogno di venire in centro. Questo spazio, questo parcheggio, risulta adesso chiuso da oltre 4 mesi a causa del pressappochismo e della dimenticanza dell'amministrazione Conucci, che con una incompetenza che oramai purtroppo non meraviglia più, ha dimenticato che il certificato di prevenzione incendi del parcheggio stava andando in scadenza e quindi non ha predisposto la pratica di rinnovo. A quel punto si è trovato nelle condizioni di dover chiudere il parcheggio per preparare un progetto, presentare la pratica, chiede il certificato di prevenzione incendi, che ancora a quanto pare non è stato rilasciato in quanto il parcheggio risulta ancora chiuso. Per nascondere il pasticcio da loro creato, i nostri amministratori hanno raccontato che chiudevano il parcheggio per effettuare in esso dei lavori di adeguamento e di miglioramento dello stesso. Ma chiunque venga oggi, a oltre 4 mesi dalla chiusura, si può rendere conto che qua non è mai stato iniziato alcun lavoro e anzi può rivedere gli stessi cumuli di immondezza che vi erano a gennaio ancora presenti. Questo parcheggio non è stato neanche pulito in questi 4 mesi di chiusura. In realtà, ad onor del vero, la Giunta ha portato in Consiglio Comunale, nell'ambito della delibera che affidava i parcheggi all'in-house, una proposta, un'ipotesi di ristrutturazione del parcheggio stesso per la sua messa in sicurezza, ipotizzando l'investimento di oltre 400.000 euro, cosa sulla quale ovviamente non si può che essere d'accordo. Ma il problema di quella delibera è che adesso è allegato un parere tecnico-contabile del dirigente del servizio finanziario che dice in maniera chiara ed esplicita che per fare questi lavori ad oggi non vi è la copertura finanziaria, non vi sono le risorse e quindi ovviamente questi lavori non sono stati assolutamente svolti. Resta quindi il fatto di un parcheggio chiuso per l'incompetenza dell'amministrazione Conucci, che ha dimenticato di predisporre il rinnovo della pratica per un rinnovo di un certificato di prevenzione incendi. Ora speriamo che finalmente nel primi di giugno il parcheggio possa riaprire come l'amministrazione ha promesso, anche se purtroppo non c'è da stare troppo tranquilli, visto che ci aveva già promesso che sarebbe stato riaperto il primo di maggio.